Eccoci in diretta oggi domenica per questo appuntamento un po' particolare, perché oggi la memoria ci porta a un personaggio che in Italia è poco conosciuto, per la Polonia è un'istituzione invece. Diego, parlaci di questo personaggio e perché è un'istituzione per voi? Beh, dovrebbe essere soprattutto per l'Italia, visto che insomma ha dato un contributo non marginale per la liberazione dell'Italia. Nevsky è uno, poi lo ascolterete nell'intervista, quindi non voglio anticiparvi la sua storia, ma lo inquadriamo in quel momento, in momento storico. Faceva parte dell'armata del generale Anders, armata polacca, che partecipò tra le altre cose alla liberazione di Roma, quella famosa battaglia di Monte Cassino. E la storia dell'armata di Anders inizia con l'occupazione della Polonia. Il patto Ribbentrop-Molotov prevede la spartizione della Polonia tra la Germania e l'Unione Sovietica. Molti dimenticano che nel primo anno e mezzo della Seconda Guerra Mondiale le due grandi potenze che poi si scontreranno alla fine erano in realtà alleate ai danni della Polonia. Per tutto il primo anno e mezzo la Polonia venne divisa tra l'occupazione nazista e quella sovietica. E man mano che il fronte nazista avanzava, no, si spostava, quindi l'esercito polacco si spostava verso est, scappando dall'occupazione nazista. E il 17 di settembre del 39, quindi 2 settimane dopo l'attacco nazista, primo di settembre, 17 di settembre, i russi invadono la Polonia sull'altro lato. Quindi un numero non marginale di civili e di soldati si ritrovano di fatto nella parte ormai sovietica della Polonia, perché stavano scappando dall'occupazione nazista. Qui si inserisce il dramma anche dei 25.000 ufficiali dell'esercito polacco uccisi per ordine di Stalin a Katyn, quel dramma incredibile, crimine che la Russia riconobbe solo poi dopo la caduta del muro di Berlino, ma soprattutto inizia la deportazione verso la Siberia di un numero consistente di civili polacchi, di intelligenza, soprattutto quelli che potevano avere un passato militare, no? E quindi gran parte, questo non vuol dire solamente deportazione del soldato, ma anche della famiglia molto spesso, perché molte famiglie scappavano appunto verso est per paura dei nazisti. Cosa accade? Accade che un anno e mezzo più tardi Hitler attacca l'Unione Sovietica e c'è un momento in cui, dopo l'attacco, Stalin è disperato. È disperato perché non se l'aspettava, o comunque era impreparato a quell'attacco, e quindi su pressione degli alleati, su pressione del governo polacco in esilio a Londra, decide di aprire le porte dei Gulag per far uscire soldati polacchi che potevano eventualmente lottare insieme a lui contro i nazisti. E lì il destino dei polacchi si divide. Certo. E si divide molto spesso non per una decisione, ma molto spesso per la casualità del Gulag dove ti trovavi. In quei giorni, per esempio, viene liberato dai Gulag un giovane polacco, aveva 17 anni, si chiamava Jaruzelski, no? Che veniva da una famiglia proprietaria terriera, anticomunista, e lui si trova a non poter raggiungere quei soldati polacchi che si stavano organizzando intorno a questo generale Anders, perché si trova in un luogo diverso, e quindi aderirà invece a un altro esercito polacco che invece viene costruito sotto l'egida russa. E i destini della vita diventerà poi uno, no, della nomenclatura comunista polacca, il dittatore della Polonia dell'ultimo anno. Insomma, a volte è la casualità della vita, no? Se si fosse trovato dall'altra parte, probabilmente avrebbe preso quell'altra strada. Fatto sta che si organizza un gruppo piuttosto consistente di centinaia e centinaia di persone che iniziano a piedi ad attraversare mezza Siberia, mezzo Kazakistan, riunirsi prima in Siria, dove verranno sfamati, aiutati in Siria. Ebbene, questi soldati, gran parte di questi, poi lotterà nel Nord Africa contro Rommel, e parte di questi invece verrà imbarcato per sbarcare a Brindisi, no? E unirsi alla liberazione dell'Italia. Il tutto accompagnato da un orso chiamato Wojtek, di cui parlerà anche Remsky nella sua intervista, che aggregato come soldato partirà con soldati polacchi, appunto, attraversando l'Italia. E lì inizierà la liberazione. La base era la Puglia, Mottola, se non sbaglio si chiama il paese. C'era un campo dove lui, Nevsky, racconterà sicuramente che studiava, perché quell'esercito chiaramente garantiva anche lo studio per i bambini che seguivano
quell'esercito così atipico, no? Parteciperanno insieme, perché poi si parla che gli americani hanno fatto la battaglia di Monte Cassino, basterebbe andare a vedere i cimiteri che ci sono su Cassino per vedere che non c'è quasi neanche un americano, ma solamente brasiliani, abitanti dello Sri Lanka, appunto polacchi, no? Perché gli americani, tra l'altro, certo, bombardavano una delle più belle abbazie italiane, ma che poi scalava a mani nude per andare a liberare Monte Cassino, erano soprattutto i polacchi con gli abitanti dello Sri Lanka e il Brasile. Noi italiani dovremmo anche un po' ricordarci di chi stava lottando per questa libertà. Esatto, certo, no? E poi libereranno praticamente quasi tutta la dorsale adriatica. Abbiamo immagini bellissime dell'esercito polacco che libera Bologna, per esempio, per poi doversi di fatto quasi smantellare al secondo corpo d'armata, dovendosi di fatto poi smantellare a Verona, per mancanza di soldati. La cosa tragica poi dell'esperienza di Anders, che una volta finita la guerra, e questi chi erano? Questi rappresentavano il governo polacco a Londra, non il governo comunista che aveva preso il potere. E quindi molti di loro non poterono tornare più in Polonia. E rimasero a vivere come apolidi molto spesso. Lo stesso generale Anders, di fatto, morì in Inghilterra e disse che non voleva mai più tornare nella terra che lo aveva tradito, ma voleva riposare insieme ai suoi figli. Infatti riposa a Cassino, no? A Monte Cassino, insieme ai suoi soldati, generale Anders. Sono storie veramente incredibili che noi italiani non conosciamo, di persone che stavano lottando per la libertà d'Italia mentre la loro patria, la Polonia, era ancora sotto occupazione, no? E davano la vita per l'Italia. È un esercito di nessuno, se vogliamo, che era scomodo un po' a tutti, ma che ha avuto una parte importante soprattutto in Italia. E poi, come non solo, dicevi, anche in Francia, anche nel Nord Africa. Esatto, ma poi, come dicevi tu, è incredibile questa storia di questi uomini, come Nabreschi, come altri, che diventano prigionieri dei russi, poi alleati dei russi contro i nazifascisti, perché ricordiamo che in Africa combattono anche contro gli italiani, contro Rommel e contro le truppe italiane fasciste in Africa, e poi dall'oggi al domani gli dicono: quelli con cui combattevate ieri oggi sono nostri alleati, salite su una nave e andiamo a liberarli. È incredibile, hai il russo che è nemico e poi è alleato. La seconda guerra mondiale. L'italiano che è nemico e poi è alleato. La situazione abbiamo contribuito a complicare noi italiani, in realtà. Sì, no? Come sempre saltiamo sull'altro carro all'ultimo minuto. No? Certo. Insomma, l'abbiamo un po' complicata noi, come racconta il film del Mediterraneo. Insomma. Certo. Sono storie veramente, pagine di storia veramente incredibile. Ogni volta meno queste persone, purtroppo per l'età, ci stanno lasciando. Ed è giusto ricordare queste storie, è giusto ricordarle perché queste persone non stavano lottando, che già è di per sé onorevole, no? Lottare per la libertà della tua patria, del tuo paese, no? Certo. Ma farsi 12.000 chilometri a piedi, insomma, perché farsi tutto dalla Siberia fino alla Siria. Per andare a combattere, insomma. Per andare a combattere, non per andare a casa, per andare a combattere, insomma. Forse anche perché questa gente una casa non ce l'aveva e anche finita la guerra non ce l'ha avuta. E molti no. Qualcuno è tornato, ha avuto di fatto problemi per tutta la vita perché erano super controllati, di fatto non riuscivano mai a avere lavori pubblici. C'è chi invece ha vissuto tutta la vita in esilio, molto spesso come apolidi. Certo. Una storia molto bella in Puglia, di contadini che diedero le terre a questi polacchi, vicino a Andria, se non sbaglio, perché potessero mantenersi di fatto, no? Certo. Sono storie veramente incredibili. Certo. Allora, in questo contesto, inseriamo questa intervista che abbiamo fatto un anno e mezzo fa ormai, a Nabreschi, che ci racconta la sua storia. Ti lasciamo andare. Di un amante dell'Italia. Naremski ama l'Italia come se fosse casa sua, canta italiano, parla italiano bene, insomma, ha vissuto pure, vive ancora oggi per l'Italia, quindi insomma è quasi un cittadino onorario dell'Italia. Certo, non solo parla bene l'italiano, ma ha bei ricordi degli italiani e della gente italiana, con la quale, di qualunque estrazione politica, lui dice che si è sempre trovato bene. Molto spesso è anche ospite dell'Istituto Italiano di Cultura, viene agli incontri, ancora fa tutte le medaglie appese.
è veramente qualcosa di una persona eccezionale, davvero. Sì, e poi peraltro la cosa bella che mi ha colpito nel racconto, nel dialogo che abbiamo fatto, lui è partito, la sua storia è partita come prigioniero dei russi, no? Nei gulag, e quello un po' gli è rimasto, perché quando è arrivato in Italia mi ha detto: pensa che andavamo d'accordo persino con i comunisti. che per lui vuol dire proprio amare tutti gli italiani, amare tutti. Veramente tutti. Diego, ti ringrazio e grazie, vediamo a voi, questa buona intervista. Visione del video di Naremski. Grazie, ciao. Lei è un pezzo di storia, partiamo dall'inizio. Lei giovanissimo si trova ad affrontare una deportazione, ma non è quella che conosciamo tutti di Auschwitz. Lei fu deportato in Siberia. Dai sovietici. In Siberia. Finì? Sì. No, io sono stato arrestato perché ero in... tutti i polacchi erano... volevano combattere per la libertà quando... siamo stati divisi tra due potenti come Germania e Unione Sovietica, e io stavo in Vilno, questo Vilnius adesso, capitale dell'Lituania, che è stato occupato dai sovietici, questa parte orientale nostra, prima della guerra. E io ero in un'organizzazione patriottica e ci hanno scoperto e arrestato tutti. Avevo 16 anni. A 16 anni già combatteva per la libertà. Sì, sì. Eravamo organizzati. Cioè, noi i più che avevano più anni e anche facevano esercitazioni militari in boschi, ma noi giovani aiutavamo a un gruppo che produceva un settimanale, faceva dei giornalisti, insomma, sì una gazzetta, ma ogni tanto che era intitolata, che interessante, per la vostra libertà. Perché questo è il vecchio motto delle nostre regioni in Italia, certo, che hanno di Dombrowski, e poi di Mickiewicz anche, nostro poeta. Certo, perché la libertà è libertà per tutti. Sì, nella storia noi abbiamo combattuto per la vostra libertà e voi avete combattuto anche per la nostra. Noi ogni anno in maggio andiamo a Olcus, dove è sepolto Francesco Nullo. Certo. Eroe delle nostre due nazioni. No, veramente ci siamo, io dico, non ci sono due paesi così vicini come Italia e Polonia. Noi proprio siamo spiritualmente vicini. Siamo cattolici, siamo, insomma, tutto il nostro... nostra anima è simile a quella italiana. Lei quindi giovanissimo si trovò in Siberia. Com'erano i campi in Siberia? Io ero arrestato in Vilno, chiuso in prigione, ma quando i tedeschi hanno attaccato suo alleato prima, Germania, certo, e ha attaccato Unione Sovietica, certo, e loro hanno, i sovietici hanno esportato tutti i prigionieri, tutti
che hanno, tutti i prigioni hanno votato. È un mondo molto brutale. No, noi ancora non era tanto male perché andavamo col treno. No, treno naturalmente questo per marcia, no, 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 non per la gente. 11 giorni fino al Gorki, questo è Nižnij Novgorod, storicamente una città tra Mosca e Ural, le montagne Ural. 11 giorni di viaggio. 11 giorni di viaggio quasi senza Mangiare. cibo e senza acqua, questo è peggio, l'acqua è più importante forse che cibo, Certo. perché senza cibo si può vivere, ma senza acqua non Non si si. può. E ci hanno portato là, ma quando il nostro governo di Londra ha fatto un patto, il generale Sikorsky con Stalin, cioè lui parlava con l'ambasciatore sovietico a Londra. Mamma mia, come lui si chiama? Maisky, mi sembra, si chiamava, sì. E hanno deciso di organizzare le forze armate polacche in Russia che combatterono contro la Germania, che era il nostro comune. No, mi ha detto non so come si chiama questo che interroga Sì, i prigionieri. i prigionieri. Sì. No, Adalberto, perché in italiano il mio nome è Adalberto, poi ragazzo, così gli ha detto, dice, adesso siamo amici, siamo diventati amici, abbiamo un comune nemico e combatteremo insieme. E sarà organizzata armata polacca in Unione Sovietica. Ero mezz'anno in prigione tutto insieme. Quando sono andato alle forze armate, no, dove si formavano, io ero sotto età, avevo un anno meno perché minimo ero 16 anni, 17, 17. e io avevo 16, ma sono andato con il gruppo dei soldati professionali polacchi che erano nello stesso campo, perché ogni prigioniere dopo prigione ha ricevuto un posto per vivere e noi eravamo in un Sovkhoz, questo è una comunità collettiva. Sì, una specie Sì, di campo. ma economicamente era terribile proprio, Sì. non c'era niente là, neanche le patate erano, perché no, l'economica sovietica era così. Certo, era. Ma voi vi siete trovati da nemici dei sovietici che vi hanno messo in prigione ad alleati dei sovietici, ma a combattere per la stessa causa, per la libertà della. Sì, no, no, ma poi siccome Stalin e il governo sovietico non aveva fiducia di noi, siccome non, come ex prigionieri, Certo. ex deportati, erano non soltanto prigionieri, altri erano in campi di concentramento, ancora peggio, campi di lavoro cosiddetti.
tutti. Uguali a quelli che poi fece la Germania. Sì, come in Germania erano condizioni terribili. Hanno morto migliaia e migliaia della gente. No, io ero ancora un po' felice perché ero soltanto in prigione. Avevo cibo, non lavoravo, ma questo stesso cibo naturalmente non era sufficiente. Certo. E per un giovane come me, no, il cibo deve essere di valore, possiamo dire. Per sviluppare un giovane, sì. Sì. E perciò dopo prigione ero 3 mesi in ospedale, ma grazie a Dio ero già soldato. E questa era una sezione polacca a Buzuluk, perché a Buzuluk questo... tra Volga e Ural, questa regione, provincia di Orenburg adesso, tornato da Orenburg, allora era Pskov, perché loro, i comunisti, chiamavano con i nomi dei meritati comunisti oppure soldati comunistici. Tutte le città, come anche Molotov e altri. E là ero 3 mesi, poi mi hanno... non c'era nessuna medicina proprio, perché i tedeschi erano vicino a Mosca già. Era il momento tragico per loro. Poi, dopo Stalingrad, tutto è cambiato, ma in quel momento veramente per loro era una situazione proprio tragica. Anche i russi non avevano niente, non solo sì, voi. Sì, no, sì, naturalmente. E bene, perché in questa zona, a Buzuluk, vicino Ural, questo è alla frontiera tra Russia e Kazakhstan. E no, adesso Kazakhstan ha patto con Russia, ma prima questo sono musulmani. Certo. E loro erano sempre contro i russi. Certo. E questo proprio dopo, perché no, da noi erano 2 grandi insurrezioni, una è caduto Francesco Nullo, questa seconda nel 1873, e prima ancora 2 erano altre, e tutti erano poi esportati in questa zona, alla frontiera, per difendere, per ogni certo. caso, pericolosa certo. zona. E voi avete... E perciò è interessante che la popolazione in questa zona dove si formava questa armata in Russia era molto favorevole certo. a noi, perché erano spesse volte d'origine polacca. E quindi vi sostennero. Questa armata fu creata e poi dove andaste? Da lì. No, e poi, siccome, come ho detto prima, il governo sovietico non ci fidava no. No? Perché no, come ex prigionieri certo. ex deportati non, loro non è che noi non amiamo loro questo, non i russi, perché i russi è un buon popolo, soltanto non so perché sempre hanno il governo zarista anche era sì, contro sì. di noi, certo. e i comunisti erano contro di noi, insomma, no? Non hanno fortuna per governo, posso certo, dire. Sì.
Allora hanno deciso, ma questo era deciso tra Sikorsky, tra Churchill e Stalin. L'hanno Perché deciso. sapete, in Africa, no, allora purtroppo eravamo i nemici. Certo. Gli italiani e tedeschi, Teschi. Rommel, Certo. erano in Libia Certo. e là erano poche forze britanniche. E Gran Bretagna voleva avere più soldati, sapevano che in Russia sono circa di 60.000 almeno soldati polacchi e allora noi li vogliamo avere qui. E Churchill ha fatto questo patto piuttosto sopra la testa nostra, Certo. anche che i polacchi andavano in Medio Oriente e siamo andati attraverso Mar Caspio in Medio Oriente. Prima in Palestina, la metà degli ebrei era d'origine polacca. Allora ci Certo. sentivamo in Palestina, quasi A caso. avevamo i figli polacchi, perché loro quando andavano in Israele prendevano con sé anche le biblioteche polacche. I film e noi ogni secondo film, perché nei campi britannici militari erano e ogni secondo anche di più film erano di prima di guerra polacchi portati dai ebrei. E quindi eravate a casa. Sì, e poi si poteva sempre parlare polacco, Quindi. quasi con ogni secondo ebreo. Allora, Certo, quindi voi vi trovaste come armata a sì, fronteggiare. era incominciato di formare in Palestina, poi quando i tedeschi erano già sul Caucaso, allora vicino ai giacimenti di petrolio e gas in Iraq, in Iran, eccetera, siamo andati a Iraq e siamo stati in Iraq quasi un anno. E finalmente hanno deciso, grazie di Dio, dopo questo deserto, che andiamo a combattere in Italia. Ah, e di lì siete arrivati in Sì, Italia. siamo arrivati con la nave, anche io andavo con la nave polacca, Batory, che portava i soldati. Era per i passeggeri, molto comodo era. E siete sbarcati dove in Italia? A In Taranto. Taranto. A Taranto era il punto, cioè tutti i reparti, soltanto i carrisci, questi carri armati a Napoli, perché era più vicino a Cassino, Ah. perché non si deve trasportare i carri armati. Quando arrivaste in Italia eravate già alleati degli italiani. Questo Sì. alla fine del 43. Erano sbarcati gli americani in Italia, c'erano Sì, gli no, americani. loro erano primi in Sicilia, tu si Esatto, ad sa. Anzio, erano Sì. sbarcati gli americani e voi siete venuti già come alleati del governo italiano. Prima eravate Sì, nemici, sì, 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 sì. voi siete stati nemici dei russi e Il poi con i russi. primo settore del fronte dove siamo stati era
Val di Sangro, Val di Sangro, Abruzzo, Abruzzo, insomma, siete sì. stati impegnati lì. Val di Sangro e Appennino, Sì. le Mainarde, sì, là. Una divisione era lungo, superiore parte, perché parte vicina del mare erano i britannici. E noi siamo stati, Più nell'entroterra, più sì, sull'Appennino, dove più c'era. vicino all'Appennino. E da quel momento abbiamo combattuto insieme con i volontari italiani, Italiani. perché già è stato formato il primo gruppo motorizzato, si chiamava. Motorizzato. Primo comandante era Umberto Utili. Utili, sì. E poi il primo settore dove abbiamo combattuto insieme erano le Mainarde, là. Loro vicino Castel San Vincenzo, e la nostra quinta divisione era sull'ala sinistra. E questo era la prima, siamo diventati, come si dice, no, mamma mia, commilitoni, sì, Commilitoni, sì, siete commilitoni, sì. diventati commilitoni e di lì siete saliti. Forse noi in Italia vi ricordiamo, le vostre gesta soprattutto per Monte Cassino. Sì, anzitutto si dice, ma Lì, non ecco, era soltanto Monte Cassino. voi non avete fatto solo Monte Cassino, noi Sì, ci ricordiamo per i polacchi. dal punto di vista militare, il nostro successo più grande era la conquista di Ancona, come un porto Nel Mediterraneo, centro d'Italia. sull'Adriatico, che ha fatto possibile altra campagna italiana, perché tutto il rifornimento andava da Puglia, da Taranto, da Bari, da Brindisi, e Troppo lontano. questo era lontano, e perciò questo ritardava L'avanzata, l'offensiva, sì, nostra. certo, conquistata Allora, Ancona. questo era il più. Che è importante, la campagna adriatica, cosiddetta, il nostro successo più grande, perché abbiamo liberato insieme con gli italiani, perché sull'ala sinistra combatteva già, era formato dal primo raggruppamento motorizzato, era formato Corpo Italiano di Liberazione, anche comandato da Umberto Utili, e la Brigata Maiella, Brigata partigiana. che ci aiutava molto, perché noi combattevamo sul settore sui L'Appennino L'Appennino Marchigiano, Marchigiano, sì, sui pendici, sì. sì, Sulle pendici, pendici. sì, sulle pendici del. Sì. E perciò loro combattevano, siccome a piedi Certo. combattevano. Loro E noi conoscevano la zona. avevamo tanti mezzi, corazzati e trasporto, aiutavamo con trasporto a loro anche. Certo. Però abbiamo tanti mezzi corazzati. E Era non. una brigata corazzata con tre reggimenti corazzati dei lancieri. Sugli Appennini non potevano salire Non invece. potevano, sì, per noi mi era molto importante il loro aiuto. Certo. E allora noi. Il mio amico era Domenico Troilo, e hanno deciso, siccome tre battaglie di Monte Cassino degli alleati erano
senza risultato. Allora hanno deciso di mandare noi, i polacchi. E ci hanno proposto questo settore, il settore il più difficile alla linea Gustav, che si chiamava la linea Gustav, questa. C'è una storia che la riguarda, per la quale lei è conosciutissimo, quella dell'orsetto. Ah, sì, questo è il secondo motivo perché la gente mi tormenta. Anzitutto I giovani soprattutto. sì, i giovani, le I scuole, giornalisti. ma anche i Giornalisti. giornalisti. Perché io ero con lui, sebbene non era vicino a lui, perché lui aveva un curatore, era un soldato più vecchio, più anziano, che era come padre per lui, e lui li trattava come padre, perché siccome lui era trovato, come, no, come si dice questo piccolo bambino, Sì, era un cucciolo. dopo la nascita, Sì, un cucciolo, neonato. Sì, un cucciolo. piccolo, Sì, piccolissimo. no, lui proprio non conosceva gli animali Sì. e conosceva soltanto gli uomini. Certo. E io dico, siccome sento, ognuno è sensibile all'ambiente, anzitutto gli animali. E lui ha appreso una anima umana, Umana, certo. proprio aveva un carattere umano, non era niente da lui di animale, che feroce animale, perché orso non è mica un animali, Non è un meglio non gattino. incontrare lui. Che nome aveva l'orso? Come si chiamava? Voi e che cosa? Perché mi tormentano? Perché anch'io sono Wojtek, Wojtek, appunto. non sono Wojciech, Adalberto, sono Adalberto in italiano, ma come abbreviato, e come si usa, è Wojtek. Wojtek, così che il nostro comandante della nostra compagnia di rifornimento di artiglieria, noi portavamo munizione, cibo e tutto, materiale militare per i reggimenti di artiglieria, e piuttosto questa più pesante. E l'orso vi seguiva ovunque, veniva E con voi. lui, siccome animali, anzitutto che hanno una buona influenza all'ambiente. E il nostro comandante ci rendeva conto che questo animale Faceva bene anche voi sarà per soldati. noi siccome noi lontano dalla patria, lontano dalle famiglie, cercavamo di avere qualche cosa vicino. E questo era così simpatico, animale, che veramente migliorava morale del soldato, possiamo dire. Certo. Sì, veramente era Insomma, viveva era un soldato come voi, di fatto. Era. sì. Ah, perché lui aveva la licenza del soldato. Ma come mai questo è successo? Quando dall'Egitto, da Port Said, andavamo
in Italia. Animale non poteva andare Sulla nave. la nave, E sì, certo, non era nell'aeroporto. vietato portare. E perciò lui ha ricevuto ufficialmente una Britannica Paybook che noi avevamo, Certo. soltanto che lui non ricevava i soldi. Ma era un soldato non pagato, volontario. Ma riceveva il cibo, Il cibo. anche doppio. Eh beh, un orso mangia Sì, parecchio. perché lui aveva bisogno di mangiare più di noi. Senta, io non la voglio trattenere oltre, le chiedo solo più una cosa. Lei rifarebbe tutto quello che ha fatto? Io sono soldato, sono contento di questo, perché sapete, noi ci sentivamo in Italia, no, non come in Polonia a casa, ma molto bene. Le relazioni nostri con la popolazione erano generalmente molto buoni. Naturalmente, no? Tra la gente sempre ci sono c'è la gente e la gente, noi diciamo. Certo. Ma questo erano episodi, no? I più grandi, come si dice, Sì, rapporti, Unioni, unioni. rapporti. Erano coi comunisti, Ah, perché gli siccome attriti. 80% dei soldati era dopo prigioni, dopo Certo, c'era un po' di astio con i sì, comunisti. no, per noi i comunisti talvolta ci invitavano con la bandiera rossa e noi i nostri soldati prendevano questi Certo. distruggevano questa bandiera rossa. Certo. Ma questo Perfetto. era normale per questo che abbiamo vissuto, Vissuto, abbiamo certo. esperto in Unione Sovietica. Sapevamo che cosa è questo comunismo sovietico, perché loro erano prosovietici, Certo. purtroppo. Il comunismo, puro italiano, forse, europeo, è completamente altro. Ma Certo. loro non ci rendevano conto di questo. Voi eravate Ecco, state là e sapevate che sì, cos'era. noi abbiamo sofferto tanto ed abbiamo esperto tanto. Certo. E questi erano i scontri soltanto. Certo. Ma generalmente erano, no? 2.000 soldati sono sposati in Italia, Certo. i nostri. Ci sono belle comunità e belle storie da Sì, Chivasso, noi abbiamo Chivasso. generalmente io quando per esempio parlo con le persone anziane, talvolta in Italia, loro dicono, noi vi ricordiamo non soltanto come buoni soldati, ma anzitutto come buoni uomini. E io, questo per me è sempre più importante perché È vero. Posso chiederle quanti anni ha lei? Quanti anni? adesso Sì. nell'aprile 94. Mamma mia, quanta energia! I 100 anni viene a festeggiarli in Italia, però. Per i cento. No, sapete che a Cassino sarà quasi sicuramente inaugurato il monumento di Wojtek nella città di Cassino. Mi pregano proprio Di tanto, andare. scrivono a me che Sarebbe io, come ultimo vivo soldato che
È stato 2 anni con lui che io devo svegliare questo monumento. Sarebbe No, bello. vediamo sul monumento della terza divisione che è sul colle sopra nostro cimitero là, Ah. e 593 si chiama l'altezza di questo, è scritto per la nostra vostra libertà noi soldati polacchi demmo l'anima a Dio, il corpo alla terra italiana ed alla Polonia i cuori.